8 febbraio. Così neanche voi siete capaci di comprendere. Gesù vuole i suoi discepoli persone di grande sapienza, saggezza, immediata intelligenza. Non li vuole persone che stentano a comprendere dov'è la più pura verità delle cose del Padre suo. Vuole che essi siano capaci di cogliere all'istante l'essenza della luce e delle tenebre, del bene e del male, di ciò che appartiene al cielo e di ciò che invece è della terra. Anche se ancora non sono rivestiti di potenza dall'alto, possono e debbono almeno avanzare nella storia da uomini dall'ottimo discernimento. Il Salmo, dopo aver chiamato beato l'uomo cui è perdonato il peccato, si chiude con l'impegno del Signore di istruire i suoi fedeli che lui non vuole come muli senza intelligenza. Chi ama Dio sempre deve chiedere a Dio che lo illumini con la sua luce. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato, tu sei il mio rifugio. Mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate privi di intelligenza come il cavallo e come il mulo. La loro foga si piega con il morso e le briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori del malvagio, ma l'amore circonda chi confida nel Signore. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Salmo 32, 1-11. Anche se lo Spirito Santo non è stato versato su ogni credente, mai il Signore priva della sua sapienza coloro che gliela chiedono. Salomone ci rivela che è qualità della sapienza la sua immediata agilità nel comprendere ogni cosa e quanto Gesù chiede. In lei c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È effluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene unica, può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Sapienza 7, 22-27. Se il Signore ha dato a Salomone questa sapienza perché lo ha pregato, la darà anche ai discepoli di Gesù se gliela chiedono. Qual è l'errore che i discepoli stanno compiendo? Quello di pensare che tutto debba essere scaricato sulle spalle del Maestro. C'è Lui e a tutto dovrà pensare Lui. Gesù invece vuole che i discepoli inizino a farsi una mente aperta, comincino ad usare tutta la potenza dell'intelligenza. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro, «Ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro, «Così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva, ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Marco 7, 14-23. Non è proprio dell'intelligenza sapere che il cuore non è contaminato da una mano non pulita.
Non è della sapienza e del sano discernimento conoscere che il cuore è impuro a causa di ogni pensiero e desiderio malvagio che in esso abita, rende impuro tutto l'uomo. I discepoli di Gesù è come se avessero il gusto solo per le questioni sciocche, futili, vane, oziose. Per esse consuma un'intera vita, sciupando tutto il tempo che invece dovrebbe essere impiegato e riservato per le grandi questioni della salvezza. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci intelligenti per il Vangelo.